Martedì 19 novembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Qui ci occupiamo di calcio nazionale ed internazionale. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che ha un'intervista con Milito, Inter sede a scudetto e poi un commento sulla partita dell'Italia, un'Italia esagerata. Ieri l'Italia ha vinto 9-1 contro l'Armenia. Dovrebbe essere la seconda più importante dal punto di vista numerico vittoria della nazionale italiana che viene dopo un 9-0 agli Stati Uniti d'America, una partita che meglio di altre rende chiaro perché le partite delle nazionali sono inutili, una partita che non aveva senso giocare, con l'Italia che dopo ha sbloccata dopo nei primissimi minuti, poi ha trovato il raddoppio, cioè ha fatto un gol ogni 10 minuti. Di positivo c'è stato per il Napoli il debutto di Meret, che peraltro ha beccato il gol al primo e unico tiro in porta, peraltro imparabile, della partita. Comunque Meret ha fatto il suo debutto, è importante, come ha giocato e molto bene anche Di Lorenzo, che si candida ad essere protagonista assoluto agli europei, quantomeno non da titolare in tutte le partite, ma è una scelta quella da parte di Mancini che alterna i due esterni. Una volta spinge di più quello a destra, in questo caso gioca Di Lorenzo, una volta spinge di più quello a sinistra, in quel caso gioca Emerson Palmieri. Vediamo se continuerà così anche gli europei. Comunque Di Lorenzo si candida ad essere uno dei protagonisti della manifestazione continentale a fine anno, oltre a Insigne. Mentre Meret se la deve giocare con Gollini, vediamo chi dei due verrà preferito col ruolo di terzo portiere, anche se Meret appare in vantaggio. Andiamo avanti, ricominciamo. Qui si parla della Juve. La Juve torna alla normalità. Sarri e CR7 per voltare pagina. E Platini spiega come la reazione di Cristiano Ronaldo sia umana. Io credo che la reazione di Cristiano Ronaldo sia stata umana, quella di inveire contro il tecnico, molto meno quello di lasciare il campo di gioco, ancora meno contro il regolamento, quello di lasciare addirittura lo stadio prima del sorteggio antidoping. Sarebbe però bello come tutti i giornali dicessero le stesse cose anche quando capita, per fare un nome, il primo che mi viene in mente a Insigne, e non solo quando capita a Cristiano Ronaldo. Andiamo avanti, qui si parla del prossimo Milan-Napoli, visto in un'ottica particolare, quello di Maldini ed Ancelotti, che prima da compagni di squadra, poi nei ruoli diversi, uno allenatore e l'altro capitano nel Milan, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere. Maldini e Ancelotti, una vita insieme divisi per una sera. Andiamo avanti, ci occupiamo del Torino, a caccia di conferme. Cairo ci crede, l'Inter è forte, ma io ho fiducia nel mio Toro. Cambiamo giornale, il Corriere dello Sport, magnifici, clamorosa Italia, 9-1 all'Armenia, undicesima vittoria consecutiva. Vero, c'è da dire, come ha detto Mancini, che in passato l'Italia mai ha fatto 9 gol, anche con avversari più deboli dell'Armenia. Eravamo abituati a partite risicate, semmai con l'Armenia vincendo 1-0 in sofferenza. Stavolta l'Italia ha largheggiato, però prima di sciogliere la gloria per questa nazionale, sarebbe il caso di aspettare avversari un po' più forti, perché le 11 vittorie consecutive sono state contro avversari di basso rilievo. La squadra più forte sulla carta era la Bosnia, che però, come abbiamo visto sabato scorso, venerdì scorso, ha sbracato del tutto, perdendo anche 3-0 in casa con l'Italia. Comunque, rispetto all'Italia di Ventura, un indubitabile passo in avanti. Extra Italia di Mancio. Parliamo un po' dei club. L'Inter ora con Sensi ci vuole pazienza. E poi Casa Napoli, Fabian Ruiz, clausola da 180 milioni. La clausola da 180 milioni è quella che vorrebbe mettere il Napoli. Di certo non c'è ancora un contratto firmato che la garantisca. E poi in basso l'intervista al CT albanese. Isai resterà in azzurro mentre Ancelotti andrà via. Milan, svolta Milan, l'occasione di Rebic. Andiamo avanti. Lazio da Champions perché in 5 mosse. Ed ancora Fonseca, una Roma di qualità superiore. Tutto sport esagerati riferito all'Italia, lo stesso titolo sicuramente della Corriere dello Sport. Platini esclusivo, Juve prende Mbappé, non gli ha detto di prendere un ragazzino alle prime armi, ma di uno che
stato pagato 2 anni fa 180 milioni di euro. Non è proprio un... lo sappiamo dire tutti, prendi Mbappé. E poi quella telefonata tra palloni d'oro, ci spiegano come è stato risolto il caso Cristiano Ronaldo con una telefonata da parte di Nedved. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento e perdono.